Una campagna elettorale trascorsa tra la gente, per la gente. È quella del candidato sindaco di Canosa di Puglia, Giuseppe Tomaselli, ieri sera, protagonista di una nuova tappa del suo tour tra i quartieri della città, in vista delle elezioni comunali di domenica 12 giugno. Appuntamento in piazza Padre Antonio Maria Losito, dove il candidato ha presentato alcuni dei candidati della coalizione civica che sostiene la sua candidatura e ha incontrato i suoi concittadini, come fatto negli ultimi mesi, raccogliendo idee per la Canosa che verrà. Chiudiamo il percorso qui, alla 167, come dicono a Canosa, perché è la parte dove vivono 15.000 persone, quindi una parte importante di questa città. Dopo aver girato per 6 mesi per tutti i quartieri, chiudiamo qui la nostra campagna. Nessuno deve essere lasciato indietro, uno slogan che è diventato il simbolo del progetto politico di Giuseppe Tomaselli. Un progetto che abbraccia tutta Canosa di Puglia, dal centro alle periferie, spesso abbandonate a se stesse, ma che possono essere trasformate in veri e propri salotti della città. Le periferie si chiamano periferie perché non vengono curate, altrimenti sarebbero dei quartieri residenziali. E noi questo vogliamo. Vogliamo trasformare le nostre periferie in quartieri residenziali. Ambiente, sicurezza, manutenzione. Sono solo alcune delle istanze raccolte dal candidato sindaco nel corso di diversi incontri con i canosini ai quali ha preso parte nei lunghi mesi di campagna elettorale. Una città da migliorare sotto molti aspetti e Tomaselli sa come fare. La gente vuole ordine, un po' di pulizia, manutenzione ordinaria che manca e sicurezza. Per la manutenzione ordinaria ci vuole poco, ci vuole soltanto un po' di impegno. Per la sicurezza dobbiamo assolutamente assumere altri vigili. E il candidato sindaco Tomaselli ha già segnato la sua lista delle cose da fare in caso di vittoria elettorale per risolvere problemi e criticità. I primi punti sono riorganizzazione della macchina amministrativa, perché se la macchina non funziona, non funziona il resto, e poi manutenzione ordinaria e rimodulare il contratto per la raccolta dei rifiuti, che in questo momento è davvero una criticità per questo paese. Tante idee, altrettanti progetti per realizzarle ed un solo grande obiettivo: mettersi alle spalle il passato e scrivere un nuovo futuro amministrativo per Canosa di Puglia. Dobbiamo riprendere le fila della comunità, basta con queste divisioni, buoni e cattivi, dobbiamo tutti insieme ripartire, perché sennò questa città da una parte da sola non riesce a portarla a termine.